Dunque, buongiorno a tutti. Ci troviamo a Greccio, nella parte bassa, diciamo più o meno a limiti di Greccio, tra limiti di Greccio e Greccio, in una posizione, diciamo, di collina, e la strada per arrivare, strada d'accesso a questo casale, appunto, come possiamo vedere, è comodissima. Qui c'è l'ingresso garrabile e qui si entra alla proprietà. Giardino ovviamente esclusivo, c'è questa illuminazione un po' all'inglese all'ingresso. Poi abbiamo questo grande parco con un gazebo, con questa vite che funge anche nel periodo in cui è fiorita, ovviamente, quindi il periodo della bella stagione, da posto ombra per l'auto. Qui abbiamo questo pino che ci offre una frescura in questi periodi, come adesso che siamo a luglio inoltrato, di afa. E qui abbiamo questa porzione di casale, un casale bifamiliare, e troverete in vendita sempre sul nostro sito la porzione destra di questo fabbricato. Questa è la parte un po' più grande, di 300 metri quadrati, quella a fianco, alla mia destra, che visiterete nello spazio apposito dell'altra vendita, per chi volesse acquistare separatamente, o c'è la possibilità di instaurare una trattativa per l'intero fabbricato. A destra abbiamo il casale di 90 metri quadrati e qui questo che visitiamo in questo momento, ripeto, sono 300 metri quadrati. E in più abbiamo sotto una grandissima taverna e poi abbiamo il terreno di 12.000 metri, quindi di un ettaro abbondante, che andrebbe poi diviso, frazionato in base alle esigenze dell'acquirente, se sono due differenti acquirenti o se è un solo proprietario. Dunque, passeggiamo prima di entrare all'interno, vediamo questi porti, questi portoncini antichi. Qui sicuramente un tempo andavano gli animali, probabilmente le galline, era lì messa delle legna, il sottoscala. Questo è un vecchio forno, qui abbiamo un vecchio forno e qui abbiamo anche il nuovo, insomma, è più moderno. Abbiamo questa vasca, questo fontanile, abbastanza antico seppur di cemento. Qui abbiamo un altro angolo relax, comodo, abbiamo i tavoli per mangiare, qui abbiamo la possibilità magari di mettere una bella amaca e stare al fresco. Impianto di irrigazione, nel senso le tubature per annaffiare i nostri fiori. E qui abbiamo il garage. In questo momento è la cantina, entriamo all'interno, abbiamo circa 100 metri quadrati sviluppati in tre aree. Questa è l'area principale, che potrebbe essere anche un garage chiuso e coperto, e da qui possiamo vedere il solaio in legno con tavolato. Questo è originale, non è stato ripristinato, modificato, anche perché è un solaio in buonissimo stato, si nota che è solido sia dalle colonnine del muro importante che inquadro in questo momento, e sia dallo stato compatto che si vede. Qui abbiamo un'altra cantina, facciamo attenzione perché ci sono due gattini ospiti. Ecco, abbiamo una cantina e in realtà è una lavanderia con vediamo il lavabo, il servizio dell'acqua. È stata anche, diciamo, ristrutturata riguardo la parete con questa fantasia a sassi e cemento. E ci sono poi le finestre, sono finestre abbastanza grandi da consentire luce e spazio areato sufficiente per poi essere vissuta. A terra abbiamo questo cotto originale e sopra sempre questi travi con tavolato. Proseguiamo la visita delle cantine e dalla stanza principale all'ingresso andiamo a vedere quest'altra ala, che si divide con questo bellissimo portone antico fatto con questo tavolato. Credo sia
Nuse, non vorrei sbagliare, ma è scuro ed ha quella fantasia di noduli che assomiglia alla nuce. E questi due vani che vediamo, il primo e il secondo, si collegano con l'altro casale in vendita che trovate sempre sul nostro sito di 90 metri quadrati. Quindi potrebbero essere, se non in previsione di un acquisto di un unico corpo, potrebbe essere una taverna o un'ulteriore zona giorno molto grande. Qui abbiamo poi tutti gli scarichi della cucina di sopra, c'è già lo scaldabagno, insomma. E poi c'è questo solaio che invece è stato rifatto, come possiamo vedere, perché si stacca da questi travi, ma i travi sono stati mantenuti, questi travi in legno. Questa invece dovrebbe essere una quercia. Sono comunque delle caratteristiche particolari, e ricoprendo questo solaio che si vede con cemento e forati, avrebbe una resa sicuramente molto molto rustica con questi travi a vista. Bene, dunque abbiamo visitato tutte le cantine, le taverne, quello che si vuole. Usciamo all'esterno, ci affacciamo a vedere il terreno che si trova nella parte retrostante del fabbricato. In questo momento è stato, vediamo, pulito. Sono state realizzate queste balle di fieno. È un terreno, poi quantificheremo come si distribuisce e come si divide, di circa 12.000 metri, quindi un ettaro abbondante di terra che si possono dividere e distribuire secondo i gusti e le necessità. Qui abbiamo anche un piccolo fabbricato in legno che si vede, eccolo qui, una rimessa attrezzi piccolina. E qui si dividono i due corpi, i 300 metri quadrati, eccoli, li vediamo. Sotto le cantine, sopra la zona giorno e sopra le mansarde, le stanze mansardate. Ed è qua il più piccolino, che è stato ristrutturato circa 15-20 anni fa, ci dice la proprietaria. E poi si vede tutta la città di Rieti come scorcio in lontananza. Dunque andiamo a visitare a questo punto l'interno del casale. Ecco, qui abbiamo questo grazioso porticato che ci conduce all'interno. Ci sono dei piccoli lavori strutturali da realizzare e poi vediamo nel dettaglio cosa. Tanto godiamoci questo bellissimo salone. A terra abbiamo questo cotto antico lucidato che non dà quell'effetto lucido, ma quasi di grès, molto comodo anche da pulire. E poi questa fantasia di sassi che sono stati incorniciati dalla malta, probabilmente i più belli. È un casale antico, quindi ci sono una serie di assestamenti. Ecco, qui vediamo c'è una piccola crepa che non credo abbia un aspetto incisivo strutturale, però ovviamente qui ce n'è un'altra. La signora ci dice che ha fatto verificare il tutto, la stabilità del fabbricato. Negli angoli si sono create queste crepe, la signora ci dice, di assestamento, infissi doppi all'inglese con queste riquadrature in legno, infissi, no scusate, non doppi, infissi in legno e in vetro singolo. Questa invece era la targa probabilmente che si trovava sul portale, perché il fabbricato, appunto, vediamo, è del 1863. Dunque, riguardo a questi lavori invece strutturali da effettuare, questa parte di fabbricato che vediamo da questo muro portante in poi è stata realizzata, diciamo, in modo a sé stante, per cui si sta
probabilmente sfaldando dal corpo principale. Ecco, vediamo, qui ci sono delle crepe esattamente sotto al forno che abbiamo visto fuori, quindi probabilmente un'incatenatura sarebbe un lavoro da effettuare. Questo è un bagno di servizio per il piano terra. È un bagno che risale più o meno agli anni 50-60 con lo scaldabagno elettrico. Procediamo. Mi soffermo qualche minuto su questo bel camino che fa anche da arredamento. Anche qui cotto a terra, lucidato in cucina, cotto originale dell'Ottocento. E qui c'è un altro gaminetto, anche questo originale, ricoperto da questo antico trave. Sopra è stato sostituito il tavolato, che è quello che troveremo a terra nelle camere in mansarda, e mantenuto invece il trave, probabilmente, ripeto, sembra di noce originale. Qui abbiamo la parete attrezzata della cucina, una cucina vivibile piuttosto grande. Bene, andiamo a visitare una delle due camere al pian terreno. A terra abbiamo questi marmettoni, questi, diciamo, risalgono ad una moda degli anni circa 50-60. Sono stati lucidati anche questi. Diciamo, la casa è funzionale per essere abitata come seconda casa. Ha bisogno di qualche accorgimento se uno volesse venire a vivere stabilmente invece qui. Guardate che bella questa porta originale con questa maniglia. E poi immaginiamo che al mattino, quando ci svegliamo, abbiamo questa bellissima veduta sui campi e su monti. Di fronte a noi c'è proprio Monte Terminillo e si vede la vallata del Reatino. Dunque, continuiamo la visita e andiamo. Qui abbiamo una stanza attualmente di passaggio dove, semplicemente creando un tramezzo a partire da questo. Da queste scale, qui abbiamo un'altra camera, indubbiamente quasi matrimoniale. Adesso abbiamo un letto ad una piazza e mezza. Sopra questi travi, questi sono stati invece ricoperti, vediamo, incassonati. Poi abbiamo un ripostiglio sotto scala e le scale in legno che ci conducono al piano superiore, mansardato ma assolutamente vivibile, dove abbiamo altre tre camere da letto. La prima di passaggio matrimoniale. Qui abbiamo delle finestre con degli scuri e tutti gli elementi, tutte le caratteristiche, i travi, le scale sono antiche dell'Ottocento. Vediamo, questa è stata verniciata di bianco, ma forse in questo momento con la telecamera non si vede, ma si vede proprio che è legno originale. Qui un'altra stanza, anche questa di passaggio, dove sono stati allestiti questi due lettini. Qui il tetto è il tetto originale, non dell'Ottocento certamente, però è un tetto che chi vende, l'attuale venditore, ha trovato al momento del suo acquisto circa 10-15 anni fa, ed è l'unico lembo di tetto che non è stato rifatto. Infatti ci sono delle piccole infiltrazioni, probabilmente mettendo un po' di guaina e dando una aggiustata qua e là. Anche qui vediamo c'è un po' di trasudo, insomma non ci sono proprio lavori molto ingenti da fare. Ripeto, una casa abitabile come seconda casa tranquillamente, senza fare alcun tipo di lavoro. E qui c'è un'altra stanza, ci sono diverse nicchiette incassonate nei muri. Dunque, io vi saluterei con questo scorcio che vediamo sotto il terreno che abbiamo a disposizione da poter acquistare se mai fossimo interessati. E vi do appuntamento
per una visita sul posto. Forza.